Ciao a tutti, io sono Smail e ben ritrovati nel mio canale. Mi trovavo bello tranquillo per i fatti miei, quando a un certo punto arriva un tizio e mi fa: indovina chi sono? Io prima di rispondere ho perso un po' di tempo, gli ho inventato che il PC si era bloccato, ma in realtà stavo semplicemente aprendo il programma per registrare il video. Comunque, lui mi ha chiesto se magari volessi un indizio, allora io sì. E lui: sono una persona che ti fidi, con quel cuoricino odioso. E poi provo, leggete il modo in cui l'ha scritto: sono una persona che ti fidi. Ma vabbè. Allora io, ne ho diverse persone di cui mi fido. Anche se in realtà non è vero niente, cioè proprio qua gliel'ho buttata lì, gliel'ho sparata di grosso. E comunque lui mi ha chiesto se magari volessi un altro indizio. Allora io: sì, per favore. E lui: ci conosciamo da parecchio e ci passiamo item a volte a vicenda. A vicenda, esatto. Allora io, prima di rispondere, in realtà io non passo mai nessun item a vicenda, ma proprio per questo gli ho sparato un'altra cavolata. Comunque, forse ho capito. Sei Giuseppe? Vediamo un po' cosa mi risponderà mai. Indovinate? Ma proprio. Ci vuole la scienza per capire che cosa mi risponderà. Ecco, la risatina odiosa, seguita da un sì col cuoricino proprio fiero. Tutto bene? Ok, lasciamo perdere, va. Allora io gli ho risposto: sì, tu, proprio tranquillo. Scialla, che boh, ok. Vabbè. Lui mi ha chiesto: che fai? Io tipo: sto perdendo tempo, bla bla bla, perdevo tempo, sì, ste cose, insomma. Questo video era destinato ad essere soltanto così, senza voce, però alla fine ho deciso: ma sì, dai, ce la metto perché almeno spiego anche le cose. Comunque, sì, l'avevo scritto appena mi chiede qualcosa, giuro che. Ok. Qua per esempio mi ha chiesto: ho dei gira in più. Esatto, se servono dimmelo. Allora io gli ho detto: per ora non ne ho bisogno. E gli ho buttato, anzi, qua gli ho detto la verità, anzi, sto collezionando i forzieri di Natale. Se vi ricordate, vi ho detto che nel primo video, mi pare, vi ho detto che avrei fatto un video in cui li aprivo proprio tutti in una volta. Infatti, qua, ripeto, gli ho detto le cose giuste, le cose vere. Comunque lui mi ha detto: vieni un attimo dalla bottegaia. Sì, sinceramente, inizialmente gli ho detto: ok, ora vengono. Però poi ho cambiato idea perché comunque poi il PC mi sarebbe esploso, visto e considerato che soprattutto in CH1 ci sta moltissima gente. Comunque, lui voleva vedere tipo la mia arma, lo scudo, l'elmo, queste cose. E io cosa gli ho sparato? Un'altra cavolata delle mie. Ovvero, ho legato tutto all'anima. In realtà non è vero niente, non ho legato niente. Però, anzi, secondo me è buono questo fatto qua che hanno inventato il fatto che si può legare tutto all'anima, no? Così, invece di magari sembrare scortese, tu gli dici: guarda, purtroppo non posso, ho legato tutto all'anima, quindi puoi attaccarti. Ok. Allora mi ha chiesto: e la stola? E io: non è commerciabile, mi dispiace, manco quella, mannaggia. Allora lui: invece le whip della Shami? E qua? Anche lì, voglio dire, per la sciamana gli ho sparato una gran cavolata, cioè, voglio dire, ho detto che mi sarebbe dispiaciuto se qualcuno fosse entrato nel suo account, insomma, se me la derubassero, cose così, cioè, mi sarebbe davvero dispiaciuto, quindi anche a lei ho legato tutto all'anima. Ma invece non è vero niente, ma proprio niente, proprio. Vabbè, comunque, allora, a questo punto devo aver detto tutte queste cose. Tutte queste cose lui ci aveva rinunciato. Tipo, ecco, mi ha scritto: ah, ok. E poi non mi ha più scritto niente. Questo perché ci aveva rinunciato, evidentemente. Basta, cioè. Allora io ho pensato tra me e me: ma se magari gli provo a chiedere, anzi, gli provo a dire che ho qualche soldo, chissà, magari mi scrive, no? Mi continuerebbe a scrivere. Infatti è quello che ho provato a fare. Vabbè, sì. Ma aspettate, magari se dico qualche soldo. Sì. Esatto.
Ora, vediamo, ecco. Ho solo qualche 10k. Sì, infatti. E beh, effettivamente anche qua gli ho detto la verità. Ho 10, vabbè, forse ne ho 13. Comunque non è che ne abbia molti. Allora qui a questo punto ho scritto: le cose sono due. O ci ha rinunciato o... o ci ha rinunciato. Sto proprio... proprio muhahaha, ma malvagio, proprio sono, qui sono stato malvagissimo. Però ovviamente detto tra me e voi, cioè a lui gli ho scritto sta cosa, attenzione. Comunque, allora gli ho a questo punto detto la verità, perché era dovuta. Guarda, sto giochetto lo conosco da tipo tanto tempo e gli ho detto: sei su YouTube, proprio contento. Vabbè, col cuoricino. Tipo non mi stava, cioè oddio, ho detto saluta almeno, no? Per vedere se comunque, ecco, almeno ha avuto il coraggio, chiamiamolo coraggio, di salutare. Ciao con i cuoricini, bla bla bla, come si chiama il video, vabbè, niente. Quindi insomma, ancora esiste gente che è fissata con questi giochetti del cavolo su Metin, chissà magari su quale altro gioco esiste sta cosa. Comunque l'odio, soltanto tanto odio. Vabbè ragazzi, io spero che il video sia stato di vostro gradimento. In caso vi invito a lasciare un bel pollice in su. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Da Smell è tutto, alla prossima.